tutti di corsa allo scoccare della mezzanotte. Il circuito del podismo siciliano ha fatto tappa sul lungomare di Isola delle Femmine per il primo trofeo Gustosita. È una bellissima soddisfazione, pure perché pensavamo all'adesione, ma non è così tanto. Figurati che le iscrizioni erano aperte fino a 250 iscritti e abbiamo superato oltre i 70, per cui siamo veramente molto contenti. Spero il prossimo anno di ripeterla ad Isola delle Femmine, o addirittura creare delle situazioni ancora più forti e più importanti. È ovvio che per me nel cuore c'è Isola delle Femmine, quindi mi fa piacere che è partito tutto da qua. Il lavoro è soprattutto organizzativo, quello preparato per dare maggiore visibilità a tantissime persone, a tantissime attività. E la cosa importante è che ho voluto dare sinergia a tanto, noi quindi non vediamolo solo come Mezzanotte Running primo trofeo Gustosita, ma è una iniziativa preparata per tutte le attività. In effetti, come premi ci sono tantissimi premi organizzati direttamente dalle attività sul lungomare di Isola delle Femmine e così nella zona limitrofa. Circa 300 partecipanti per una manifestazione che ha vivacizzato la serata isolana. È una bellissima iniziativa, quella di farla in notturna anche con più di 250 partecipanti. Come vedete, è un trionfo dello sport e noi per queste iniziative ci mettiamo sempre a disposizione con le associazioni che vogliono anche utilizzare Isola delle Femmine come location, perché non è la prima e penso che sarà una delle tante iniziative sempre, diciamo, per valorizzare lo sport e in particolar modo l'atletica. Vincitori della manifestazione, valida come prova ufficiale del circuito BioRace 2016, sono stati Lucio Scimò dell'Universitas Palermo tra gli uomini e Barbara La Barbera nella categoria femminile. Scimò, che ha vinto con il tempo di 24 primi e 8 secondi, ha battuto Salvatore Pisciotta della Vigor Montelepre e Lorenzo Abbate dell'Universitas Palermo Partinicese. Barbara La Barbera, invece, sullo traguardo del lungomare di Isola delle Femmine, ha battuto Azzurra Grusa della Cinque Torri Trapani. Sì, è stata una gara particolare, un po' difficile perché i primi due avversari sono partiti molto forte, quindi sono rimasto all'inizio un po' distaccato e poi dopo, intorno al terzo giro, sono riuscito a recuperarli e continuando col mio passo sono riuscito poi ad arrivare fino alla fine e vincere la gara. Quindi, percorso bellissimo, però sicuramente correre a mezzanotte fa è un po' diverso. Noi siamo abituati a correre o la mattina o il pomeriggio, è un orario un po' particolare, cioè tenersi svegli è un po' difficile, però ci siamo riusciti. Sapevo che mi avrei battuto, infatti sono partito fortissimo, solo che a lungo andare ho andato solo per energia e Lucio mi ha rimontato. Forse è stata appunto la partenza molto veloce. Ci ho messo un po' più di esperienza. Però se avessi tenuto il ritmo non l'avrei preso. Quindi complimenti, comunque è un grande atleta. Questa notturna mi affascinava. Il fatto di correre a mezzanotte e vedere, diciamo, il paese illuminato è una cosa che mi affascinava molto. Quindi ho voluto esserci qui in Sicilia come avversaria, ce n'è poca. Però io mi diverto lo stesso, io corro solo per divertimento. Alla fine della manifestazione, pasta per tutti, frutta, gelati, acqua, per una manifestazione ben organizzata e riuscita. Bellissima sensazione, indescrivibile, non ci sono parole per questa atmosfera che si è creata qui a Capaci questa sera. Di notte abbiamo fatto gli Eco Trail e quindi siamo abituati al chiarore della luna a meditare, a riflettere, perché la corsa è riflessione e preghiera e quindi è comunione con tutti gli altri. Questa corsa la dedichiamo alle vittime del terremoto, senza fare dietrologia, con sentimento. Il nostro impegno più importante per quello che è il reparto sportivo del centro studi è la gara del Memorial Salvo d'Acquisto, che si tiene il 25 settembre a Palermo, nell'ormai importante circuito, perché ha avuto il collaudo nazionale, così mi hanno spiegato si definisce, da parte degli enti sportivi nazionali.
nazionali per il riconoscimento della gara nella sua dimensione più importante. Lì abbiamo una partecipazione a livello nazionale di atleti non soltanto siciliani ma di appartenenze diverse, quindi una manifestazione che per noi ormai è un fiore all'occhiello e che rappresenta la punta di diamante di quello che il reparto sportivo del Centro Studio Salvo d'Acquisto produce, rappresenta. Ho lavorato per tanti anni in questa isola che mi ha sempre affascinato e ho cercato sempre di dare visibilità e valorizzare questa isola. E poi chiaramente mi dà questa opportunità, dato che sono il presidente di un'associazione podistica che sarebbe l'Universitas, che devo evidenziare che siamo campioni per ben 13 anni, e mi ha dato questa opportunità appunto di creare questi eventi così importanti che poi concordo quello che ha detto il direttore Sansone, che è il direttore di Centro Studi Salvo d'Acquisto, e niente, poi il mio messaggio è, perché faccio parte appunto dell'organizzazione, e il mio messaggio è quello che è l'atletica, che l'atletica è uno sport dove che io amo tantissimo e cerco sempre di tenere questi ragazzi dell'atletica. Per me è il valore dell'aggregazione.